Allora, la presentazione avrà una breve introduzione, un'illustrazione di cosa intendiamo per gallerie energetiche, quindi stiamo parlando di retrofitting termico di gallerie esistenti, quindi allo scopo di produrre energia termica, adesso vedremo in che modo. Vedremo quali soluzioni abbiamo immaginato a livello proprio tecnologico per fare retrofitting dal punto di vista termico delle gallerie esistenti e chiuderemo con alcune considerazioni conclusive. Qui vedete un'immagine che è una fotografia termica che abbiamo scattato in un campo sperimentale realizzato su una galleria di nuova realizzazione. E che è carina perché si vede che ad una certa sezione succede qualcosa in termini di temperatura. Adesso spiegando che cosa si intende per gallerie energetiche, poi capirete che cosa. Quindi partiamo subito col messaggio chiave, cioè l'idea di fare retrofitting termico su gallerie in manutenzione o anche no, vedremo. Quindi questa per noi rappresenta un'opportunità fantastica per assegnare alle gallerie un ruolo nuovo, diverso rispetto al ruolo iniziale, che è certamente un ruolo strutturale. Qui vedete una definizione di una definizione di retrofitting, sappiamo tutti che cosa vuol dire, ma è interessante perché sicuramente con le operazioni di manutenzione e di riabilitazione delle gallerie facciamo retrofitting dal punto di vista strutturale, quindi qui si parla di includere dei cambiamenti con sostituzione di parti, ed è esattamente quello che viene fatto, o aggiunta di nuovi elementi, quindi lo scopo è sia quello di corrispondere a requisiti normativi successivi rispetto a quando la galleria è stata realizzata, quindi abbiamo visto anche prima nella presentazione dell'ingegner Baccolini che molte gallerie sono state realizzate prima dell'esistenza di vincoli normativi legati alla necessità di avere per esempio un sistema di impermeabilizzazione, quindi molti difetti sono legati all'acqua, oppure prima di vincoli legati a normative antisismiche, ad esempio. Aggiunta di nuovi elementi è invece quello che vogliamo fare con il retrofitting termico. E quindi qua si apre il capitolo delle gallerie cosiddette energetiche, che fanno parte della branca più ampia delle geostrutture energetiche, cioè strutture a contatto con il terreno che possono essere trasformate in scambiatori di calore con il terreno circostante. Allo scopo, diciamo, si può viaggiare con l'immaginazione, quelli più tipici sono quelli del condizionamento degli edifici, di de-icing, di pavimentazioni stradali, impalcati di ponte, produzione di acqua calda sanitaria. Quindi un nuovo ruolo che si aggiunge a quello di supporto strutturale. Qui vediamo alcune fotografie di quanto abbiamo già realizzato su un prototipo, su una galleria, come dicevo prima, di nuova realizzazione, che è il caso della linea 1, del prolungamento sud della linea 1 della metropolitana di Torino. Quindi l'idea di base è semplice, cioè è quella di andare ad inglobare, a fissare delle serpentine, come quelle del riscaldamento a pavimento, alla gabbia di armatura, in modo da farvi circolare un fluido termovettore che fondamentalmente acqua glicolata, per scambiare calore con il terreno. Quindi anche prima abbiamo già visto con la presentazione dell'ingegner Baccolini diciamo i tipologici, forse tipologici un po' sbagliato comunque, gli interventi cosiddetti TRS, quindi di Tunnel Renewal Strategy, per prolungare la vita utile delle gallerie. Quindi noi abbiamo cercato di inserirci all'interno di quel flusso di lavoro, cercando, è stato precisato, vogliamo fare attenzione alle tempistiche, quindi faremo dei commenti anche su quello, integrando la parte di retrofitting termico. Quindi qui è solo un'immagine illustrativa di quelle che possono essere le fasi tipiche di un intervento di riabilitazione. Questo era il caso della galleria Scampitella sulla 16, è la prima galleria anche che abbiamo analizzato. Forse non si chiamavano ancora interventi TRS, si chiamavano ancora interventi SID, di sistemazione definitiva, però diciamo le fasi sono quelle classiche, quindi abbiamo un preconsolidamento, tipicamente ma non sempre, un preconsolidamento con barre in vetro resina, demolizione che può essere parziale o integrale del rivestimento esistente,
Poi un rivestimento di prima fase, l'installazione a questo punto di una nuova componente che è il sistema di drenaggio e di impermeabilizzazione e la posa del nuovo rivestimento, quindi delle armature metalliche e la ricostruzione del rivestimento, ad esempio, ma non solo, con predal o con conci ad esempio. Quindi adesso vedremo una carrellata di soluzioni tecnologiche che cercherò di illustrare molto brevemente, di come ci siamo immaginati di andare ad incorporare questo ruolo inedito. Quindi la prima casistica è quella dei conci energetici prefabbricati, questa è anche la casistica che abbiamo già analizzato, come dicevo prima, a Torino, dove, questo è un brevetto, le serpentine sono fissate tipicamente a destra d'osso, perché vogliamo scambiare prevalentemente con il terreno attorno, ma può essere prevista anche una configurazione ad intradosso, e vanno però previste degli speciali elementi che chiamiamo task, in modo da riuscire a collegare elementi conci adiacenti e ottenere un circuito chiuso, quindi completo. Il secondo caso è quello delle predal energetiche, quindi il vantaggio di questi due casi che stiamo vedendo adesso, quindi le predal e i conci, è che si riesce a risparmiare tempo perché le serpentine possono essere fissate all'armatura, alla gabbia di armatura o al traliccio in questo caso, già durante la fase di prefabbricazione. Quindi l'unica fase aggiuntiva sarebbe poi quella del collegamento per ottenere un circuito continuo. Un altro caso invece è quello in cui si fresa una parte del rivestimento e le serpentine vengono fissate al rivestimento residuo esistente mediante ad esempio dei cavallotti, coperte da uno strato di spritz beton, quindi questa sarebbe l'unica fase aggiuntiva, quella del fissaggio delle serpentine. Questo sì, in questo caso potrebbe richiedere un po' di tempo aggiuntivo perché non può essere fatta prima in stabilimento, ma va realizzata contestualmente alla realizzazione dell'intervento, per poi andare a proseguire con l'intervento tradizionale, quindi l'impermeabilizzazione, questi tralicci di armatura e la realizzazione del rivestimento definitivo. Di questo caso vedremo nella presentazione immediatamente successiva dell'ingegner De Feudis un'applicazione ad un caso reale, quindi stiamo cercando di applicarlo ad una delle tante gallerie su cui si sta facendo manutenzione. Un ultimo caso riguarda invece quello delle gallerie su cui non sono in atto interventi di manutenzione, ma gallerie esistenti, che possono essere gallerie in esercizio o gallerie abbandonate, gallerie alle quali è stata cambiata destinazione d'uso. Qui ci immaginiamo due possibili soluzioni, cioè quella di andare a fissare le serpentine ad intradosso, eventualmente ricoperte con uno strato protettivo. Ovviamente in questo caso ci sarà una maggiore influenza termica da parte dell'ambiente interno della galleria, oppure andare a realizzare delle perforazioni radiali attraverso il rivestimento, e queste due soluzioni le stiamo vagliando anche nell'ambito di un progetto europeo applicate al caso di una galleria abbandonata, ma che ha cambiato destinazione d'uso, che è diventata un museo a Trento. Quindi concludo rapidamente. Quindi il messaggio chiave che vogliamo far passare è che i lavori di manutenzione vanno visti anche come un'opportunità, quindi un'opportunità per assegnare alle gallerie un ruolo nuovo, quello di scambiatori di calore. Quindi abbiamo visto alcune tecnologie, adesso vedremo un'applicazione reale, ad un caso reale. Abbiamo già fatto delle valutazioni preliminari, quindi un caso, un benchmark, diciamo, dove abbiamo anche confrontato tra di loro queste soluzioni per capire effettivamente la resa termica in estate e in inverno. Qui trovate alcuni numeri che, diciamo, per avere un'idea, corrispondono in inverno, nel caso invernale, a diciamo 80-90 appartamenti di 100 metri quadri se equipaggiassi un chilometro di galleria con questi sistemi. Abbiamo fatto anche delle valutazioni preliminari dal punto di vista economico e abbiamo visto che sono soluzioni interessanti anche in confronto a fonti di energia termica tradizionali, soprattutto quelle eseguite durante i lavori di manutenzione, che richiedono sostanzialmente il costo aggiuntivo del materiale e
la manodopera per l'installazione. Ovviamente è una soluzione che va pensata in funzione dell'utilizzo, quindi che non è da usare a pioggia, ma laddove c'è effettivamente un'esigenza, quali quelle che abbiamo citato all'inizio. Con questo avrei concluso, grazie mille. Ci sono domande? Volevo fare io un commento. Sono rimasto colpito dal fatto che abbiate sviluppato l'applicazione per tutti i tipi di interventi in galleria, sia per le nuove gallerie che per gli interventi di retrofitting strutturale, l'intervento di rinnovo strutturale con varie anche tipologie, quindi sia con la fresatura parziale che con le conci prefabbricati, i lastri prefabbricati per il getto a tergo. Segno, diciamo, l'attenzione alla parte di rinnovo è segno, insomma, di che gli interventi sull'esistente ormai sono una realtà, non solo del gruppo Autostrade, ma anche di altri concessionari e società di gestione delle infrastrutture. E poi avevo una domanda riguardo alla continuità della produzione di energia. Hai portato dei dati sulla potenza, e volevo capire se è previsto, è stato misurato in applicazioni, diciamo, di test, quanto è continuo la produzione e che variazioni ci sono nel tempo. Sì, grazie mille per il commento e per la domanda. Nel test non l'abbiamo ancora misurato perché è in fase di realizzazione. Diciamo, questi numeri arrivano da valutazioni numeriche che sono state eseguite in condizioni che noi chiamiamo sfavorevoli, cioè di assenza di falda, ad esempio, che è un elemento che su alcune soluzioni, soprattutto quelle più ad intradosso, ha poca influenza, ma su altre, quelle più ad estradosso, ha molta influenza, quindi noi non ne abbiamo tenuto conto, quindi sono numeri conservativi, ipotizzando, se ricordo bene, un funzionamento continuo per 30 giorni, se ricordo bene. Quindi nella realtà non sarà così, cioè ci immaginiamo un funzionamento on-off con cicli diurni anche, quindi sono numeri a nostro parere conservativi che vanno certamente validati in sito, e questo è l'obiettivo anche del dottorato dell'ingegner De Feudis che presenterò adesso.